comunque io tutti i giorni lotto col pregiudizio. Perché nel pregiudizio del fatto che siccome hai una disabilità non sei in grado di vivere, si nasconde nelle pieghe di pensiero e viene fuori in maniera lavorata anche quando non ti ne accorgi. L'importante però è andare oltre il pregiudizio. E guardate, non è un pregiudizio sullo stile di quello razziale, no? Di darwinismo sociale memoria, no? Quello in cui c'è una razza che è superiore all'altra, per cui l'abile è superiore all'esame, non c'è questo. C'è un pregiudizio che è legato spesso alla morte, all'affetto che noi portiamo con le persone. Perché è un pregiudizio che parte dal tentativo di proteggere. È un pregiudizio protettivo, non ti responsabilizzo. Ci penso io, perché tu stai molto male. Questo lo diceva Ministro Spivak negli anni 70, E anche il tuo è estremamente male. Cioè, un pregiudizio d'amore, mi verrebbe da dire, no? Poi usiamo ancora un po' ambica. È un pregiudizio d'amore perché in qualche maniera io sento il bisogno, perché ti vedo in difficoltà, di proteggere. Però, come sempre, le cose hanno due facce, come vedete. C'è la faccia buona della protezione, ma c'è anche la faccia cattiva. Cattiva nel senso... cattiva perché? Perché nel momento in cui io ti proteggo, in qualche maniera ti sto dando un manto di incompetenza e di incapacità.